Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi, prima domenica d'Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino del popolo di Dio con Gesù Cristo, nostro Pastore, che ci guida nella storia verso il compimento del regno di Dio. Perciò questo giorno ha un fascino speciale, ci fa provare un sentimento profondo del senso della storia. Riscopriamo la bellezza di essere tutti in cammino. La Chiesa con la sua vocazione e missione, l'umanità intera è in cammino, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in cammino attraverso i sentieri del tempo. Ma in cammino verso dove? C'è una meta comune? E qual è questa meta? Il Signore ci risponde attraverso il profeta Isaia e dice così: alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Questo è quello che dice Isaia sulla meta dove andiamo. È un pellegrinaggio universale verso una meta comune, che nell'Antico Testamento è Gerusalemme, dove sorge il Tempio del Signore, perché da lì, da Gerusalemme, è venuta la rivelazione del volto di Dio e della sua legge. La rivelazione ha trovato in Gesù Cristo il suo compimento. È il Tempio del Signore, Gesù Cristo. Lui stesso è diventato il Tempio, il Verbo fatto carne. È lui la guida ed insieme la meta del nostro pellegrinaggio, del pellegrinaggio di tutto il popolo di Dio. E alla sua luce anche gli altri popoli possono camminare verso il regno della giustizia, verso il regno della pace. Dice ancora il profeta: spezzeranno le loro spade e ne faranno arati, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Mi permetto ripetere questo che dice il profeta. Ascoltate bene: spezzeranno le loro spade e ne faranno arati, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Ma quando accadrà questo? Che bel giorno sarà quel in quale le armi siano smontate per essere trasformati in strumenti di lavoro. Che bel giorno sarà questo. E questo è possibile. Scommettiamo sulla speranza di una pace. E sarà possibile. Questo cammino non è mai concluso. Come nella vita di ognuno di noi, c'è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della meta della propria esistenza. Così per la grande famiglia umana
è necessario rinnovare sempre l'orizzonte comune verso cui siamo incamminati, l'orizzonte della speranza, quello è l'orizzonte per fare un buon cammino. Il tempo di Avvento, che oggi di nuovo incominciamo, ci restituisce l'orizzonte della speranza, una speranza che non delude, perché è fondata sulla parola di Dio, una speranza che non delude semplicemente perché il Signore non delude mai. Lui è fedele, Lui non delude. Pensiamo e sentiamo questa bellezza. Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di essere e di camminare nella vita, è la Vergine Maria, una semplice ragazza di paese che porta nel cuore tutta la speranza di Dio. Nel suo grembo la speranza di Dio ha preso carne, si è fatto uomo, si è fatta storia. Gesù Cristo, il suo Magnificat, è il cantico del popolo di Dio in cammino e di tutti gli uomini e le donne che sperano in Dio nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci guidare da lei, che è madre, è mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da lei in questo tempo di attesa e di vigilanza operosa. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni eficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata mondiale per la lotta contro il HIV/AIDS. Esprimiamo la nostra vicinanza alle persone che ne sono affette, specialmente ai bambini. Una vicinanza
che è molto concreta per l'impegno silenzioso di tanti missionari e operatori. Preghiamo per tutti, anche per i medici e i ricercatori. Ogni malato, nessuno escluso, possa accadere alle cure di cui ha bisogno. Saluto con affetto tutti i pellegrini presenti, le famiglie, le parrocchie, le associazioni. In particolare saluto i fedeli provenienti da Madrid, il coro Frolilesh dal Belgio, il gruppo Famiglie Insieme di Solofra e l'Associazione Artistica Operarie di Roma. Saluto i fedeli di Bari, San Elpidio a Mare, Polenza e Grumon Novano. A tutti auguro un buon inizio di Advento, buon pranzo e arrivederci.